Inco fotografa i migranti in città e scrive: le risorse stanno lavorando, è una zingaropoli. Asiago preoccupazione per il futuro dell'ospedale cittadino, a cominciare dal punto nascite. Vaccini in Veneto, la regione annuncia moratoria tra 0 e 6 anni fino al 2019. Questione lupi pan bocciato dal ministero, in Trentino intanto si preparano a sparare. Auto nel canale a Marostica, paura per una coppia salvata dai vigili del fuoco. Il Papa in Veneto e il Patriarcato di Venezia conferma, aumentano le speranze di vederla a Cima Grappa. Tragica carambola in strada, battaglia a Padova, perdono la vita due giovani, una di Galliera. Buonasera telespettatori, iniziamo subito il nostro telegiornale con il duro attacco di Nicola Finco all'amministrazione comunale. Sentite cosa dice il leghista sulla presenza di migranti. Buona domenica dal centro storico di Bassano del Grappa. Le risorse stanno lavorando per pagarci la pensione. Hashtag Zingaropoli. Questo il commento al vetriolo di Nicola Finco, capogruppo bassanese della Lega Nord al Consiglio regionale del Veneto. Un post che ha scatenato un vespaio di polemiche. Il giorno dopo il diretto interessato rincara la dose. Io non sono né populista né utilizzo termini troppo forti, dico solamente le cose come stanno. No? In Veneto si direbbe che questa è un singanamento, no? Quando vedi delle persone che sono buttate per terra senza alcun rispetto delle persone dei luoghi dove si trovano, questi sono i termini che noi veneti utilizziamo. E purtroppo Bassano si sta trasformando in questo. La frase è forte, tanti i mi piace, ma tra i commenti c'è qualcuno che si è fatto prendere la mano, esagerando. Condanno qualsiasi riferimento, qualsiasi duro attacco nei confronti delle persone. La persona ha una dignità, un rispetto, io condanno tutte le forme di razzismo. Però ovviamente certe anche affermazioni forti stanno a testimoniare anche qual è il sentimento della gente. Ormai gli italiani si sentono persone considerate di categoria non B, ma di categoria Z, quindi con poco interesse da parte dello Stato, mentre questi signori che arrivano, gran parte di loro non da territori di guerra, sono ovviamente accolti a braccia aperte dallo Stato italiano. Una foto, una situazione destinata a ripetersi, perché sostiene Finco, di sicuro su questo territorio ne arriveranno altri di migranti. La cosa che preoccupa è vedere che ultimamente il prefetto di Vicenza ha stanziato ulteriori 74 milioni per l'arrivo di nuovi profughi nei prossimi anni. Sicuramente molti arriveranno anche su questi territori e prima o poi creeranno dei seri problemi di ordine pubblico, ma anche di mantenimento, perché queste risorse che oggi sono destinate a loro non sono infinite e prima o poi questa gente dovrà pur vivere di qualcosa e purtroppo i danni a breve li vedremo purtroppo sul nostro territorio. Saliamo ad Asiago, dove il sindaco punta il dito contro la gestione dell'ospedale. Serve un anestesista 24 ore su 24, l'ospedale è un servizio fondamentale, dice. Sentite. Il punto nascite che funziona a singhiozzo è il segnale che qualcosa non sta andando come dovrebbe. La goccia che fa traboccare il vaso e che costringe i sindaci dell'altopiano a fare la voce grossa con l'ULS. Il nosocomio in questione è quello di Asiago, una struttura che nonostante sia inserita nei piani della regione con un inquadramento preciso, con compiti e responsabilità chiare, da troppo tempo sembra avere un destino sospeso. Un nosocomio che, ricordo, è per acuti e quindi una classificazione, una dignità tipica di un ospedale vero e proprio, che deve essere al centro dell'attenzione della direzione generale perché la regione ha stabilito attraverso le schede sanitarie che vi fossero al suo interno dei servizi fondamentali. La priorità, dice il sindaco di Asiago, è quella di mettere mano al punto nascita e soprattutto al comparto anestesia. Assistiamo invece da oltre 3 anni alla mancata nomina della struttura semplice dipartimentale, cioè ginecologo che dovrebbe assumere funzioni di responsabilità, di direzione del nostro punto nascite. Abbiamo poi delle problematiche legate alla messa in sicurezza dell'ospedale con l'anestesia che chiediamo da molto tempo deve essere su tutto l'arco della giornata, H24. Abbiamo necessità di garantire un'autonomia piena al nostro pronto soccorso. Domani l'incontro tra il sindaco e i vertici dell'ULS. L'obiettivo per il primo cittadino è quello di portare a casa certezze per il futuro. Quello che chiediamo è evidentemente maggiore attenzione e una definitività dei nostri servizi sanitari senza più condizionamenti. Qualche anno fa, per salvare l'ospedale di Asiago, ci fu una manifestazione a Venezia. Le garanzie ottenute in seguito, rimarca il primo cittadino, non possono essere disattese. Abbiamo ottenuto delle garanzie grazie al presidente Zaia.
queste garanzie devono essere messe in atto. Un ospedale non può funzionare a intermittenza. Se vengono meno le garanzie per i pazienti, quanto vale che chiuda, verrebbe da dire, un rischio che nessuno in altopiano vuole correre. E di sanità ci occupiamo anche con il nostro TG Linea Aperta di questa settimana, chiedendovi, telespettatori, ma funziona la sanità della Pedemontana? Diteci la vostra opinione agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione. Ed ora parliamo di vaccini. Abbiamo seguito la questione a Bassano raccontandovi come 7.500 bambini in tutto il territorio della Pedemontana siano senza copertura vaccinale. Il governatore Zaia oggi ha annunciato la moratoria per il Veneto. Il governatore Zaia lo aveva annunciato qualche giorno fa. I nostri uffici, aveva detto, stanno studiando la legge sulle vaccinazioni in modo da poter presentare un provvedimento che renda la norma meno coercitiva. Ed ecco pronta la moratoria firmata dal direttore generale della sanità, Domenico Mantoan. In sintesi, il decreto regionale, in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali e di conoscere l'esito del ricorso alla Corte Costituzionale, per quanto riguarda la frequenza dei servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia dell'anno scolastico 2017-2018, per i bambini già iscritti si applicherà il regime transitorio fino al 2019-2020. In sintesi, dunque, scongiurato il rischio che qualche bambino veneto si veda escluso da nidi e materne in assenza della documentazione richiesta presentata entro l'11 settembre. Quindi ci sarà tempo fino all'anno scolastico 2019-2020 per presentare tutta la documentazione vaccinale per i bimbi da 0 a 6 anni ed evitare la decadenza dell'iscrizione. Analizzando la legge, infatti, i tecnici del Veneto segnalano come negli articoli in cui si parla di restrizione alla frequenza scolastica, non sia chiaro se le misure siano applicabili sin dall'anno scolastico 2017-2018 e per l'anno scolastico 2018-2019. Insomma, un sospiro di sollievo per i genitori, in particolare di quei bambini che devono ancora completare le vaccinazioni obbligatorie. Fermo restando l'obbligo di regolarizzare la propria posizione entro il 2019, i genitori al momento potranno accompagnare regolarmente i loro bimbi a nidi e materne, che dunque potranno accogliere tutti gli iscritti. Le USA dovranno vigilare ed eventualmente contattare quei genitori non ancora in regola perché provvedano alle vaccinazioni. Per favorire lo scambio di informazioni tra istituti scolastici e aziende sanitarie, la moratoria regionale prevede un'ulteriore agevolazione. Nel rispetto di quello che ha detto il garante della privacy, cioè che non devono essere riportati dati sensibili, le USA forniranno alle scuole l'elenco dei soggetti che sono stati vaccinati, che non sono stati vaccinati, senza riportare dati sensibili. Ritorniamo alla questione lupi. Mentre l'assessore Giuseppe Pan incassa la bocciatura anche dal Ministero, in Trentino i cacciatori si dicono pronti ad abbattere gli animali in eccesso. Siamo pronti a sparare ai lupi, assicura il presidente dei cacciatori trentini. Dall'altra parte del confine, invece, il Veneto, fresco di sconfitta sul tavolo del confronto con il Ministero, registra l'esultanza dei Democrats Andrea Zanoni e Laura Puppato, che tifavano per il piano Wolf Alps, sul quale l'assessorato guidato da Giuseppe Pan ha tentato di innestare la retromarcia, rimediando una rumorosa grattata. Nessuna via d'uscita dunque da quel piano che ha creato non pochi problemi ad allevatori e gestori delle malghe. Si è perso tempo, tuonano in altopiano. Probabilmente non bisognava entrare o comunque bisognava stare un po' più attenti alle decisioni che si prendevano anche rispetto al piano di gestione dei lupi. Ciò che è certo è che in altopiano i dubbi sugli effetti che il lupo poteva avere nell'ecosistema li hanno esposti da subito, perplessità alle quali puntualmente abbiamo dato voce, perplessità altrettanto puntualmente rimaste inascoltate. Solo dopo mesi che Rete Veneta ha segnalato il problema ed è stata tacciata di allarmismi gratuiti dall'assessore Giuseppe Pan, la questione è stata affrontata. Pensare che con la fornitura di recinzioni si risolva il problema dei lupi credo sia difficile, insomma, per cui sì, ci dispiace che ora non sia stata accolta questa proposta, però era una proposta sicuramente quantomeno tardiva. Troppo tardi, direbbe qualcuno, intervenire quando i buoi sono scappati dal recinto, un ossimoro davanti a scene come quelle viste in altopiano, dove ha più senso dire troppo tardi intervenire quando i lupi sono entrati nel recinto. Bisogna raccontare ai cittadini tutta la verità, queste le parole del consigliere di quartiere Stefania Pontarolo. Molti cittadini di quartiere San Vito chiedono di essere informati sull'installazione dei nuovi press container di Via Cogo.
Potrebbe essere un incontro infuocato quello di questa sera, quando il vice sindaco Roberto Campagnolo vedrà l'intero consiglio di quartiere San Vito per parlare di press container. Molti cittadini infatti continuano a chiedere spiegazioni su un progetto su cui pesano già altri due casi, quello di Pove e di Rondò Brenta. Nelle foto che vedete postate sul sito della consigliera Stefania Pontarolo ci sono alcuni esempi di come spesso questo metodo di raccolta dei rifiuti, per quanto rivoluzionario, possa creare dei disagi, perdite di liquami, tessere che non funzionano, rifiuti lasciati ai piedi dei cassonetti. Tra Campagnolo, consigli di quartiere, ma anche persone che spieghino gli aspetti negativi di press container. Questa è un'informazione completa. L'informazione data da amministratori e da consiglio di quartiere non è completa. Un'assemblea generale, quello che gli stessi cittadini chiedono, in cui venga raccontata solo la verità. Non viene detto, per esempio, che sui press container poi verrà buttato di tutto. Cioè, potrebbe essere buttato anche l'amianto. Chi controlla cosa viene buttato dentro il press container? Non viene detto che comunque, per quanto si dica che le zone sono pulite, si trova spesso sporcizia. Quindi rifiuti abbandonati. Il caso sta infiammando il consiglio. Non v'è spazio, denuncia il consigliere Pontarolo sul sito del quartiere San Vito per queste domande. Forse sono scomode. Veniva detto che lo sgravio della bolletta sarebbe stato del 10% e che si sarebbe visto nel 2018. Adesso viene detto che lo sgravio sulla bolletta per i press container è del 5%. Non viene detto che verrà applicata l'IVA del 10%, per cui questo sgravio si annullerà. Un tema delicato, una decisione che va condivisa. Le case nelle immediate vicinanze potrebbero essere svalutate? Sarà sempre assicurata libera scelta nelle adesioni? Sono le domande di molti cittadini. A loro, all'intera comunità, bisogna dare ascolto. Perché dunque non fare un'assemblea in cui tutti possano prendere parola? Che paure ci sono a dare voce ai cittadini? Ed ora la cronaca con un incidente stradale avvenuto a Marostica. Un'auto è finita dentro il torrente. Guardate. Incidente stradale pochi minuti dopo le 12.30 di domenica. Un'auto su cui viaggiava una coppia è finita dentro il canale che costeggia via Cabrusà a Marostica. A causare l'uscita dalla carreggiata, con buona probabilità, è stato un malore del conducente. All'arrivo dei soccorsi, l'autista e la passeggera, aiutati da alcuni passanti, erano già fuori dall'auto a bordo strada. La coppia di San Giorgio delle Pertiche è stata assistita dal personale del 118 e portata in ospedale per i necessari controlli. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata e al recupero dell'auto. Solo nel primo pomeriggio la strada è stata completamente riaperta al traffico. E a Schio un'anziana è stata aggredita alle spalle ed è rubata, ma i carabinieri sono riusciti a prendere l'aggressore. Stava camminando lungo via Rovereto quando ad un tratto è stata aggredita alle spalle da un giovane che le ha strappato la borsetta. L'anziana è caduta rovinosamente a terra, si è fratturata una costola e una clavicola. Nella borsetta aveva denaro per 50 euro e il telefono cellulare. L'aggressore invece è riuscito a fuggire, ma è stato immediato l'intervento dei carabinieri. Lo hanno preso, trovato e bloccato in via Pasubio. L'uomo è stato denunciato per rapina, ma è stato anche portato in pronto soccorso perché lo hanno trovato in stato confusionale, probabilmente in conseguenza ad un'assunzione massiccia di alcol e droga. Incidente con il parapendio nel primo pomeriggio, miracolato il pilota, un 46enne svizzero. Molto complicate però sono state le operazioni di soccorso, guardate. Incidente nel primo pomeriggio a Cresparo del Grappa. Un parapendista è precipitato rimanendo incastrato con la vela tra due alberi a 15 metri da terra. Il personale del SUEM di Cresparo è intervenuto prima con l'ambulanza fuori strada per raggiungere il punto del monte frontale in cui è avvenuto l'incidente. Poi l'elicottero partito da Treviso ha localizzato il parapendista. La prima rotazione per far salire il personale del soccorso alpino, che è riuscito a liberare l'uomo. La seconda per riportarlo a terra. L'uomo è un parapendista svizzero di 43 anni, è stato miracolato, ne è uscito praticamente illeso. Particolarmente complicate invece le operazioni di soccorso durate diverse ore. Ha rubato merce per un valore di 500 euro all'Unieuro ed è stato arrestato.
Stava cercando di rubare una console Nintendo e due joystick per PlayStation all'Unieuro di Rosà, merce per un valore di circa 500 euro. Era riuscito ad occultare la merce dentro una borsa in cui aveva inserito un dispositivo artigianale capace di ostacolare i sensori antitaccheggio. Un dispositivo però che non ha funzionato, facendo scattare il sensore di allarme quando il giovane, un romeno di 21 anni, si è presentato alle casse. Aros Miali si è dato alla fuga lasciando l'aereo furtiva in negozio. I carabinieri, grazie alla descrizione del direttore, sono riusciti ad acciuffarlo e arrestarlo. Miali si era nascosto in un campo nelle campagne di Rosà. E arrivano le conferme, Papa Francesco sarà in Veneto per 2 giorni. L'invito è stato fatto dal governatore Luca Zaia direttamente dai nostri microfoni. L'ospite è d'eccezione. Papa Francesco, invitato a passare qualche ora sul Monte Grappa in occasione delle commemorazioni per il centenario della Grande Guerra. Di sicuro sembra che il Papa arriverà in Veneto per 2 giorni. Dal Patriarcato di Venezia confermano la notizia, anche se la visita non sarà fatta nell'immediato. Resta da capire se Papa Bergoglio resterà nella nostra regione per 2 giorni di fila oppure in 2 distinte occasioni. Al momento sembra più probabile la seconda opzione. Una giornata sicuramente sarà dedicata a Venezia, resta da capire la destinazione della seconda, si dice Cima Grappa, appunto, oppure Lorenzago di Cadore. Torniamo alla tragedia di San Giorgio in Bosco. La donna che è stata presa a martellate sta bene, dovrà subire un intervento chirurgico, mentre il piccolo di 14 mesi potrebbe essere dimesso tra qualche giorno. Sarebbe stata la piccola di 4 anni, la loro prima bambina, a correre al portone accanto dallo zio per chiedere aiuto dopo aver assistito ad un'immagine che sarà impossibile dimenticare. Il papà che prende a martellate la mamma con il fratellino in braccio. È accaduto sabato mattina in questa villa San Giorgio in Bosco, una comunità sconvolta da questa tragedia familiare. L'uomo, un muratore di origini bosniache, che insieme alla compagna aveva messo su un'attività di pizzeria, poi si è tolto la vita. La donna sta bene, vuole soltanto rivedere i suoi figli. Dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico. Invece il piccolo che aveva in braccio in quel momento, di appena 14 mesi, potrebbe essere dimesso già tra qualche giorno. Il primo cittadino di San Giorgio in Bosco, Roberto Bobo Miattello, sarà di nuovo questa sera a trovare la famiglia della donna che dopo la separazione viveva in questa bifamiliare accanto al fratello. Saremo sempre vicini alla famiglia per qualsiasi cosa dovesse aver bisogno, ha garantito il primo cittadino. Ad oggi ancora non è stata fissata la data del funerale per Stojan Rovkan, che dopo la separazione risiedeva a Cadoneghe. Ed è stato un fine settimana di sangue lungo le strade padovane. L'incidente più grave nella notte tra sabato e domenica lungo la strada Battaglia, dove hanno perso la vita 2 ragazzi. La pioggia battente e all'improvviso l'auto che piomba contro un'altra vettura che stava arrivando dal senso opposto. Le immagini della telecamera posizionata lungo strada Battaglia hanno ripreso gli istanti della tragedia. L'incidente in cui hanno perso la vita 2 giovani padovani è avvenuto tra sabato e domenica. Alla guida della Citroen C3, che prima è rimbalzata contro il guardrail e poi è finita contro la Lancia Y, c'era Dario Scapin, 31enne di Galliera Veneta. Il ragazzo è morto mentre era solo alla guida, stava tornando verso Padova dopo aver trascorso la giornata al matrimonio di amici. Nella Lancia Y centrata in pieno c'erano invece una compagnia di 4 ragazzi. Nell'impatto ha perso la vita Marianna Loro, 27 anni. Era in auto con un'amica e i 2 fidanzati. Tutti e 3 invece sono rimasti gravemente feriti. Strada Battaglia, dopo lo schianto tremendo, è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco e dei medici del SUEM, che hanno tentato in tutti i modi di salvare i 2 giovani. Il video dell'incidente, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, è stato invece inviato in procura per le indagini. E a Tombolo un incendio ha devastato un magazzino in cui erano contenute anche materie plastiche. Sul posto l'ARPAV, sentite. Le operazioni di spegnimento dell'incendio del magazzino sono terminate soltanto domenica mattina. Ore e ore di lavoro per 4 squadre di vigili del fuoco accorse da Padova, Cittadella, Castelfranco e Santa Giustina in Colle hanno spento un rogo divampato in un capannone di via Roma. Le fiamme hanno completamente distrutto la struttura, un deposito di divani, sedie e letti imbottiti di oltre 300 metri quadrati. L'incendio ha causato anche il crollo delle travature in legno, oltre il danneggiamento delle strutture murarie. Sul posto
posto, oltre ai vigili del fuoco, l'Enel e l'ARPAV. Il sindaco e la protezione civile, le cause del rogo sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. L'amministrazione ha chiuso per via precauzionale la via laterale con cui confina l'edificio, ma per ora, fa sapere il primo cittadino, nessun pericolo per l'inquinamento dell'aria. Non ci sono altre notizie, vi ricordo invece l'appuntamento con lo spettacolo teatrale Filo Spinato nel Cuore questa sera alle 21.15, ovviamente su Rete Veneta. Lo spettacolo è stato realizzato in occasione del centenario della Grande Guerra, quindi un appuntamento imperdibile per voi telespettatori. Ora vediamo invece le previsioni del tempo di domani. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Le previsioni per domani. Espansione dell'anticiclone su tutte le regioni di nord-est per una giornata di bel tempo con ampi spazi soleggiati. Un po' di fresco il primo mattino, più mite di giorno ma con massime non oltre i 25-26 gradi. Venti deboli a regime di brezza, mari da poco mossi a quasi calmi.